come sarebbe nato e da dove. Dal non essere non ti permetterò né di dirlo né di pensarlo. Infatti dell'essere non si può dire né pensare che non è. Quale mai necessità lo avrebbe spinto, proveniente da nulla, a nascere prima o dopo? E inoltre non è divisibile perché è tutto uguale. Né vi è da una parte un di più, né da una parte un di meno che possa impedirgli la contiguità di sé con se stesso, ma è tutto pieno di essere, perciò è tutto contiguo. Difatti l'essere è a contatto con l'essere. Taluni hanno obiettato di fronte all'affermazione di Parmenide «l'essere non è il non essere», che si tratti solo di un'affermazione tautologica, in cui insomma non si farebbe altro che ripetere il soggetto senza aggiungervi niente. Si predica, cioè, l'essere dell'essere. Qual è la forza logica di questa affermazione che sembra tautologica? Vede, la tautologia non è qualcosa di cattivo, perché frasi tautologiche possono essere vere, possono sembrare noiose e banali, però vale la pena riflettere che, sotto un punto di vista di logica formale, il rapporto tra assiomi e teoremi in una teoria matematica è un rapporto tautologico. Se valgono gli assiomi, valgono i teoremi. Ora, se io le dico i cinque assiomi di Peano, tutte le frasi vere e dimostrabili dell'aritmetica seguono da questi assiomi. È una tautologia dire, se valgono gli assiomi di Peano, allora è vero, mettiamo che esiste una frase molto semplice, che esistono un infinito numero di numeri primi. Però dimostrare concretamente che dalle assiomi segue questo teorema non è poi tanto facile, e la storia della matematica non si è ancora riuscito a dimostrare molti teoremi che seguono dagli assiomi. Ciò vale secondo me anche per Parmenide. La genialità di Parmenide è stata di dedurre dal principio l'essere e il non essere, qualità dell'essere. E credo che questa è la cosa praticamente nuova in Parmenide. Parmenide è il primo filosofo che argomenta. Non si può dire che i Milesi argomentassero seriamente. Ci sono induzioni, riflessioni, ma una vera argomentazione stringente e rigorosa si trova solo con Parmenide. E dall'idea che l'essere è e che l'essere non può non essere, Parmenide riesce a dedurre in maniera coerente qualità dell'essere, per esempio la sua staticità, perché se l'essere si muovesse sarebbe in un momento e nell'altro non sarebbe ancora. Ciò porta alla contraddizione che abbiamo prima detto. Cioè, si può dire che Parmenide ha scoperto una tautologia che ha la forza in sé di poter fondare determinazioni dell'essere. Finora abbiamo visto le caratteristiche dell'essere, ma nel terzo frammento del poema ci troviamo di fronte ad una definizione ancora più essenziale. La stessa cosa è pensare ed essere. Qual è il valore filosofico di questa affermazione? Sì. Credo che la frase espressa nel frammento 3 di Diels-Kranz, dell'edizione di Diels-Kranz, sono la stessa cosa, il pensiero e l'essere, è una delle frasi più fondamentali ed importanti della filosofia europea, anzi direi è una delle frasi più importanti di tutta la storia dello spirito umano. Perché? Che cosa vuol dire questa frase, prima di tutto? La frase, secondo me, significa indubbiamente una equivalenza, nel senso logico della parola, tra essere e pensiero. Ciò vuol dire, secondo Parmenide, ciò che noi pensiamo è essere. Questa sarebbe una posizione realista, cioè noi non possiamo pensare qualcosa che non è, perché, come lui dice sempre nella sua opera, nel suo poema, il non essere è proprio ciò che non è e come tale non può essere pensato. Il pensiero ha bisogno di un oggetto, noi possiamo pensare solo ciò che è. Però il rapporto non è solo un'implicazione, è anche una replicazione
e cioè si tratta di un'equivalenza, in quanto secondo Parmenide noi non solo tutto ciò che pensiamo è, ma anche tutto ciò che è può essere pensato. Non esiste secondo Parmenide un essere inaccessibile al pensiero. C'è un'equivalenza tra essere e pensabilità. Ciò che è pensabile e ciò che è pensabile è. Ora, al di là di questa equivalenza, sembra anche trattarsi di una identità tra le due sfere, tra essere e pensiero, in quanto l'idea centrale di questo essere è che è unico. E in quanto è un unico indifferenziato, il pensiero non può essere qualcosa di secondario che viene aggiunto all'essere. Se il pensiero venisse aggiunto all'essere, allora ci sarebbero due esseri, l'essere e il pensiero. E proprio perciò, per Parmenide, essere e pensiero devono essere due aspetti della stessa cosa. E qui si capisce anche perché la discussione che è stata spesso svolta nell'ambito della filologia classica, se Parmenide fosse un materialista o un idealista, è una discussione sbagliata. Parmenide è al di là di questo conflitto, perché per lui essere e pensiero, materia e concetto, sono due facce della stessa cosa. Lo stesso, infatti, è pensare e essere. Per la parola e il pensiero, bisogna che l'essere sia. Solo esso, infatti, è possibile che sia, e il nulla non è. Su questo ti esorto a riflettere. È la stessa cosa pensare e il pensiero che è. Infatti senza l'essere in cui è espresso non troverai il pensare. Nient'altro infatti è o sarà all'infuori dell'essere. Parmenide ha stabilito l'identità di essere e pensiero. Pensare in greco si dice noein. Professor Gadamer, come si raffigura lei questa identità? Noein, li conoscono. La greca espressione per pensare, non per pensare veramente. Noein è una parola, una espressione normale, ma non nel senso di ragione o di intelligenza filosofica, ma noein è questa sensibilità dell'animale che realizza per il naso che c'è qui qualche cosa. Inseparabile questo noein e l'essere. Non è qualche cosa sopra, che cosa è questo? Ma c'è qualche cosa. Witterung in tedesco. Das Rie wittert den Jäger, il cacciatore. Bene, in questo senso io direi, noi cominciamo forse a capire perché nella lunga serie delle qualità dell'essere che sono descritte nel frammento ottavo, alla fine anche il noein è menzionato. Una qualità speciale dell'essere a manifestarsi in una immediatezza unica, perché questo è il punto che noi ammiriamo tanto nelle animali selvagge, che hanno una perfezione incomprensibile. E solamente le donne, naturalmente, conosciamo. Allora. Ma immobile, costretto nei limiti di vincoli immensi, è senza principio né fine, poiché nascita e morte furono respinte lontano, le allontanò la vera certezza. Rimanendo identico nell'identico stato, giace in se stesso, e così rimane lì immobile, che la potente necessità lo tiene nelle catene del limite che tutto intorno lo cinge. Perché l'essere non può non essere compiuto, infatti non manca di niente,
perché se di qualcosa fosse manchevole, mancherebbe di tutto. Ritorniamo a questo essere monolitico, immutabile ed eterno di Parmenide. Questo essere che non può non essere. Che ruolo può svolgere la libertà in questa concezione dell'essere? Cioè, è possibile che esista una libertà di fronte ad un essere così sempre uguale a se stesso? È assolutamente impossibile che esista una libertà. Parmenide è un determinista assoluto. Le categorie che determinano il suo pensiero sono categorie di necessità. La mancanza di movimento, la mancanza di possibilità. Hre, hreon sono i verbi che si ripetono, i verbi modali che si ripetono più soventemente nella sua opera. Ananke, la necessità e la divinità che tiene ferma l'essere nei suoi legami, che impedisce che l'essere sia qui ma non altrove. Queste sono le categorie di Parmenide e sicuramente Parmenide non può aver accettato la capacità di agire così o altrimenti. Parmenide, come Spinoza, deve essere stato un determinista assoluto, anche se probabilmente esso non ha riflettuto tanto profondamente come Spinoza sul problema del libero arbitrio, avrà ignorato il problema. Ma se noi ora ci chiediamo, è compatibile con la sua filosofia il libero arbitrio? Evidentemente dobbiamo negare questa risposta. Lei ha fatto cenno all'inizio ad un'analogia che legherebbe Parmenide e Einstein. È noto che Einstein riteneva che vi fosse una rigorosa dipendenza causale fra tutti i fenomeni. Determinismo che amava illustrare con la frase «Dio non gioca a dadi con l'universo». E questo è il filo concettuale che parte da Parmenide e giunge fino ad Einstein. Per quanto riguarda Einstein, l'analogia con Parmenide veniva fuori in questi termini, che per la teoria della relatività tutti gli eventi del mondo sono come già registrati nella bobina, in una bobina che contiene tutti gli eventi del mondo. È certamente una concezione deterministica, ma se tutti gli eventi stanno come tutti i fotogrammi in una bobina, allora non c'è un passato, un futuro, un presente, si tratta soltanto di proiettare la bobina. Allora, questa è l'analogia che conduce il discorso di Einstein, che esclude dunque un non ancor essere e un non più essere, perché nella bobina tutti i fotogrammi sono contemporaneamente. Ecco. Allora, questa è l'analogia tra il discorso di Einstein e il discorso di Parmenide.